Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi continuiamo la Carly Legacy e oggi è un bellissimo giorno per Lily e Jasper. Oggi è il giorno del matrimonio, finalmente è arrivato quel giorno tanto desiderato da entrambi, perché entrambi hanno come desiderio quello di sposarsi con l'altro. Vabbè, adesso Jasper è al lavoro, quindi non me lo fa vedere, però insomma abbiamo impostato l'evento per le 11 in un luogo speciale che ovviamente andremo a vedere, non l'avete ancora visto, e, però insomma secondo me è un luogo magico per loro e è il posto penso ideale dove avrebbero sempre voluto sposarsi, quindi secondo me è una cosa fantastica. Quindi intanto prima del grande giorno insomma noi ci stiamo prendendo cura del nostro giardino. Questa è una cosa che verrà poi a riparare Jasper, solo che devo farlo riposare ancora un pochettino, ma casomai gli faccio prendere la pozione del sonno e così almeno andiamo al matrimonio felici e contenti. Qua abbiamo anche i nostri conigli che ci stanno dando una mano col giardinaggio, eccetera, eccetera, quindi facciamo delle cose molto blande, facciamo una super vendita. No, perché ci vende anche i tulipani, quindi prima raccogliamo tutto. Raccogliamo tutto qui intorno, almeno dentro la serra, e le ho già fatto preparare il bouquet nuziale. Se vi ricordate, dall'altra volta non riuscivo a farle fare quello con il giglio perché il giglio ancora non mi era cresciuto. Adesso non so se c'è, forse no, era qua dietro il giglio. Esatto, vedete che ancora non è cresciuto e quindi le ho fatto fare questo qua con le margherite. Le margherite, che va benissimo, cioè ci sono queste bacche rosa e insomma vedremo poi anche se si abbinerà al suo abito, ovviamente, e anche al resto, insomma anche a Jasper, perché ovviamente avranno un po' i vestiti coordinati, diciamo. Ok, guarda, tu hai mangiato, quindi vai a dormire, mentre con Lily facciamo sempre il nostro solito giardinaggio. Abbiamo ottenuto anche un giorno di vacanza in più, forse gli serviva questa cosa, ma questo è nuovo? No, è racchetta. Va bene, perfetto. Sì, vai, riposati. Iniziamo alle 11, quindi dovremmo esserci. Manca veramente poco. E qua poi le galline, burrita, ci metteremo poi a posto più avanti, insomma. Oggi concentriamoci sul matrimonio, ovviamente, sul nostro evento. Perfetto. Almeno raccogliamo perlomeno i fiori e poi facciamo una super vendita. Eh no, vedete che mi va fuori, quindi niente. Il giardinaggio fa lo stesso per ora, quindi vieni qui, fai pranza, o meglio, fai colazione, direi, con dunque, era avanzata la torta di mele. Prendi la torta di mele, vai in bagno e iniziamo a prepararci, ragazzi, perché manca veramente poco. Ovviamente ho già preparato per loro gli abiti, logicamente, e poi anche la location è abbastanza carina, insomma, proprio fatta apposta per loro. Ok, vai all'evento, non so cosa voglia dire. No, ma Clara è già avanti con gli anni. Oh, santo cielo, devo trovare quel dolcetto che gli prolunga la vita. Solo che non mi ricordo qual è. Quello al proteico al pesce. Se non erro. Ah no, un uovo in più, produrranno. No, questo qua, quello salutare. Eh sì, devo fargli preparare questo a Jasper, così poi lo diamo a Burrita e a Clara, perché sennò ragazzi non mi durano niente. Allargheremo il pollaio, assolutamente. E poi, insomma, qua bisogna andare avanti, no? Con la famiglia. Dai, vai pure in bagno e poi ci prepariamo. Datti pure una sistemata, anzi, datti la carica, datti una sistemata e anche tu, casomai se proprio me la vedo male, lo rendo felice o comunque cerco di tirargli su almeno i bisogni a Jasper, perché ormai manca poco, quindi dai, vieni Jasper, al massimo ti faccio andare in bagno nella location che va benissimo, dai, dai, datti la carica, sì. Forza, volevo farlo qui in giardino con i nostri anche amici animali, però ho detto è un po' spoglio come
come zona, come località, e quindi secondo me va meglio così, ecco, vai, fai le pulizie, vai, 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 pulisci prima del grande giorno, non ci credo. Allora, vediamo cosa ci dice. Ok, iniziamo la cerimonia nuziale. Ovviamente ho creato l'evento grazie al pack del mio matrimonio, quindi vediamo cosa succede adesso. Eccoci ragazzi, siamo qui nella location, siamo come sempre a Enfordon Bagley, siamo in questo posto delle cascate dove c'è anche questa sorta di labirinto con la lumaca Sophie e siamo venuti qui in questo lotto dove di base c'è il Parco della Volpe. E ovviamente io ho rimosso quel lotto e ho aggiunto questo ritrovo nuziale che adesso vi faccio vedere subito prima che i nostri ospiti prendano posto e vi spoileri anche i nostri ragazzi come saranno vestiti. Spero non si vedano, aiuto! Comunque qui la parte dove si balla e si beve. Adesso devo comunque chiamare anche un barista. E quindi questa è la zona dedicata al divertimento. Poi si sale e come potrete anche notare le decorazioni dei fiori, ovviamente tutto a tema fiore, è sul rosa, come potete vedere, sul bianco, perché ovviamente siamo in un matrimonio, e il giallo, che sono i colori di Lily, no? Come abbiamo imparato. Quindi qua c'è il bagno, non ve lo faccio neanche vedere, proprio un bagno così di servizio. Questa è la lunga tavolata. Perché siamo tanti, sì, però volevo che fosse tutti insieme perché siamo una famiglia unica, no? Quindi volevo che fossero tutti assieme. Spero di aver messo tutti i posti. Comunque vedete la tavola con la tovaglia rosa, le sedute rosa. Ecco, qui abbiamo il buffet con la bevanda che adesso diamo inizio, insomma. Facciamo mettere le portate qui dove verrà messa la torta nuziale che non ho idea di dove venga riposta sinceramente, mentre allora qua di fianco c'è il pianista, quello che dovrà suonare il piano attorno a questo come dire, questo gazebo fatto di fiori, guardate sempre sul rosa, sul bianco, mentre questa è la navata, ovviamente tutto all'esterno, ragazzi. E qua è dove si sposeranno Lily e Jasper. Trovo che sia di incanto, veramente una roba pazzesca e molto molto bella, suggestiva, di impatto. E devo dire, guardate anche l'arco nuziale con i fiori gialli, ma deve essere veramente una roba bellissima, suggestiva. Quindi io direi subito di innanzitutto, allora, assumere un barista, quindi assumiamo Sara Scott, perché no? Così la chiamiamo anche al nostro matrimonio. Poi, la torta non ho idea in realtà dove ce la mettano. Forse una volta che è finito il matrimonio? Non saprei sinceramente, perché è la prima volta che faccio il matrimonio così, molto bello arricchito. Comunque, vediamo di servire il cibo, serviamo l'assortimento, oppure posso decidere io. No, no, ma facciamo tutto. Riempiamo la fontana con. Oh! Ah, bisogna avere formaggio addirittura. No, allora ci mettiamo succo di frutta, tanto qui abbiamo comunque da fare i brindisi e direi che poi ci siamo, no? Allora, Lily, direi che la vediamo per ultima. Facciamo una cosa, però volevo mettere la modalità autonomia, no, perché altrimenti questi prendono e partono. Intanto vedo Riccardo qui, che non so, aveva, si vede dei piatti sporchi comunque. Ah, c'è anche la pianista da assumere. Assumi un pianista, va benissimo. Lily, tu, ok, tu stai parlando con tuo fratello, ma ok, vediamo di non spoilerare troppo. E assolutamente vediamo di. Allora, facciamo una cosa. Aggiungiamo il. Eccolo Jasper, eccolo qua, così lo vedete. Vediamo di aggiungere queste che sono le decine di rose bianche.
tipo qua di fianco come decorazione, no? Lo mettiamo qua. Ok, sta per arrivare un sim. Allora, con Jasper, diciamo, attività cerimoniali. Prendiamo posto? Dunque, raduna alla navata. No. Com'è che si fa? Attività cerimoniali. Prendete posto. Vai, via. Così voglio proprio vedervi. Spero che Lili non si sposti perché deve arrivare per ultima, ovviamente. Vediamo se arrivano i nostri sim. Ok. Vediamo, vediamo un po'. Ragazzi, ok, abbiamo anche un fantasma, fantastico. Abbiamo i nostri ospiti, guardate che carini! Guardate Luca, il nostro officiante! Che belli! È arrivato anche il pianista. Ah, fantastico! È un fantasma! Comunque, adoro, guardate, tutti pronti per la nostra ragazza. Dunque, Jasper, tu devi stare qui e aspettarla, quindi vai qui. Perché ora bisogna fare cammina lungo la navata e poi sì. Ok, facciamo così. Girati. Ti devi girare. Perfetto, così riesco a farti anche una foto. Bellissimo. Eh sì, oh, ragazzi, oggi le foto non mancano, eh. Ok. Che belli, ve li voglio far vedere uno ad uno, sperando che non ci sia Lili dietro, no? Perfetto, anche perché ora bisogna mandare i vari sim, no? Allora, qui abbiamo Lori con Gloria, guardate che lei è poi la damigella, poi abbiamo la mamma di Jasper che è Rami con il marito, che bello, si sono messi di fianco, poi abbiamo la Rashida che è la più grande, credo. Non ricordo, penso di sì. Poi abbiamo Vanessa, Erika con di fianco Mayra. Si sono seduti tutti di qua e poi abbiamo Leo con lo zio Riccardo. Allora, dovremmo esserci tutti, quindi Lili adesso non ve la faccio vedere, però la faccio arrivare più o meno. Però per prima cosa mandiamo quindi lungo la navata. Allora, manda lungo la navata. Il sim dei fiori, credo. Il sim dei fiori, Mayra, vai. Oggi vediamo tutto un po' meccanico, ragazzi, perché sì, l'ho visto un po' per conto mio, ma oh, che carina! L'ho visto un po' per conto mio, ma non mai in un gameplay con voi, insieme a voi, no? Ok, e Mayra è andata. Poi mandiamo lungo la navata la damigella che porterà le fedi. Eccola, che carina! Com'è emozionata! Ma ha già partorito, ragazzi? Che non vedo. Dopo andrò a controllare effettivamente. Ok, ha mandato insomma, le fedi nuziali. Ora voglio vedere se il sim d'onore. Ah, no, è Lorenzo, quindi mi sa che sfilerà insieme a Lori. Aspettate, proviamo. Mandiamo Lorenzo. Ok, cosa stai facendo, Lori? Oh, Lori, Lori, Lori! Dai, che sto aspettando Jasper, quindi vedete di darvi una mossa. Ok, perché stai andando al contrario? Ma sei andato al contrario, ok, perché stai aspettando tua figlia. Quindi è arrivato il momento, vieni qui tu, di vedere l'arrivo della sposa. Ah, l'aspettiamo così, ragazzi. Mayra, siediti, trova posto, per favore. Ok, ragazzi. Ragazzi, sta arrivando la sposa, quindi sedetevi, prendete posto, non chiacchierate. Eccola qua, ragazzi. Guardate quanto è bella! L'adoro, ha un fisico da urlo. Ho scelto per lei questo abito semplice, però ovviamente che richiamasse un po' i fiori. Allora, tieni in mano il bouquet prima che mi scordi, perché mi è già successo. Allora, devo prenderlo da qua. No, non è questo. Dove hai messo il tuo bouquet? Ok, è qui, quindi tieni in mano il bouquet.
Amore, quanto sei bella! Adoro. Comunque dicevo, ha questi fiori sul corpetto, che ovviamente non potevo non metterli. Ha questa manicure molto semplice, delicata, d'effetto, per una sposa, insomma, non è che debba avere chissà che cosa. Gli orecchini, sempre con i fiori, sempre sul giallo, comunque quel oro rosa e rosa. E poi ha voluto scegliere questa acconciatura. Sempre con questo fermaglio nei capelli, sempre sull'oro, comunque che richiamasse un po' il giallo. E poi anche questo make-up, guardate quanto è bella. Vabbè, io adoro, comunque adoro tantissimo. Perfetto, quindi è arrivato il momento di sfilare lungo la navata. Quindi, qua cosa posso dire? Prendete posto, raduna per l'inno di chiusura addirittura. No, allora facciamo manda lungo la navata, anzi manda verso l'altare due sim, il sim accompagnatore è Lorenzo e il sim accompagnato è Lili. Che bello! No, perché non mi tiene più il bouquet? No, aspetta, forse devo farlo fare a Jasper. Lo sapevo, che è buggato il pack, però riproviamo. Sì, ma adesso ti sposi. Allora, riproviamo due sim. Allora, il sim accompagnatore Lorenzo e Lili. Niente. No, perché è andata al contrario? Vabbè. Non ci credo. Perché dovete andare al contrario? Me lo spiegate? Ma c'è anche un coniglio qua! Cosa state facendo voi due? Vabbè, Lorenzo è molto. È molto emozionato. Vabbè, comunque, non avete fatto quello che avrei voluto? Nervi nuziali! Ansia incombente! Allora, riproviamo per l'ultima volta. Mandiamo lungo la navata. Vai, riprovate. È senza bouquet. Quindi magari io la faccio sfilare da sola. Vabbè, casomai dopo, dai. Oh, che belli! Com'è emozionato, guardatelo! Adoro! Che bello, sotto c'è anche la musichetta! Che bello! Ok, grazie papà, puoi prendere posto. Ok, riproviamo con mettetevi a sedere, ragazzi, questo è il matrimonio più lungo della storia. Allora, prendete posto. Ah, Lori, siediti per favore. Forse devo fare così, tipo, scambia le promesse. Allora, facciamo prima, prendete posto, ecco. Forse è così che bisogna fare. No, ma Lili, tu non ti devi sedere, dove vai? Basta camminare lungo la navata. È che non mi tieni in mano il bouquet, quindi ok, prendete posto, tu devi venire qui. Riproviamo magari a tenere in mano il bouquet. Tieni in mano il bouquet. Ok, e adesso facciamo le promesse, scambiamo le promesse. Allora, vediamo se qui c'è no. Raduna per l'inno di chiusura, no. Quindi scambia le promesse con l'officiante e bacia. Sì. Ok, vediamo di provarci. Ok, lei me lo posa, il bouquet però fa lo stesso. Ok, vediamo se riusciamo a sposarci, ragazzi, dai, forza. Eh sì, che qua è lunga, eh. Niente, sono buggati. No, ci siamo, ci siamo, ci siamo, perfetto. Vediamo come reagiscono i nostri sim. Vediamo se qualcuno è emozionato, arrabbiato. Dai Luca con queste promesse, forza! Ah, e non vi ho fatto vedere comunque Jasper. Eccolo qua, vedete? Lui è vestito di grigio con le margherite. Ho pensato come se fossero quelle prese dal bouquet di Lily. E poi ha la cravatta rosa. Però queste promesse, vogliamo scambiarle? Luca, forza! Luca! Niente. Ce la facciamo?
Cambiamo le promesse? Riproviamoci. È tutto buggato questo pack, perché? Allora, scambiamo le promesse. Riproviamoci, grazie. Oh, finalmente. No, non succede niente. Luca, ti devi muovere con queste promesse. No, mi sa che ragazzi non funziona. Dai, sono tutti pensierosi qui, non vedono l'ora di vedervi scambiare le promesse, quindi se ci muovessimo, perché sono già le 15. Vabbè, niente, non funziona. Quindi facciamo senza l'ufficiante. Scambia le promesse e bacia. Ok, grazie Luca, ma sei stato un po' inutile quest'oggi. Eh sì, infatti. Oh, no, lui è triste, perché piange? No, adesso è felice, ok? Ce la facciamo a scambiarci le promesse? Vediamo le reazioni, cosa dicono? Tutti che piangono, che belli! Ok, va bene, facciamo senza ufficiante, ma almeno ci riusciamo, ragazzi. Che bello. Oh, ok. Lo scambio dell'anello. Ovviamente, foto. Che belli che siete. Ok. Mamma, c'è Jasper che sta messo un po' male. Ha fame, lo so, però queste promesse erano un po' lunghe. Oh, anche lei. Oh, maritino mio. Adoro queste cose. Che bello. Dai, e il bacio? Oh, che bello con gli uccellini. Adoro. Ok, quindi questo l'abbiamo visto. Il bacio coniugale l'abbiamo visto. Perfetto, ora diciamo agli ospiti di lanciare il riso. Guardate che è stato emozionale! Lo giuro! Adoro queste cose. Lei era preoccupatissima con questo anello. Proprio come un cerchio non ha fine, questo anello simboleggia che il nostro amore durerà per sempre. Ma adoro, non ne avevo mai visti questi mood. Allora, adesso diciamo attività di lanciare il riso. Perché ragazzi dovete uscire dalla navata, ok? Manda lungo la navata, anzi c'era... com'è che si chiama? Attività cerimoniali? Raduna perlino di chiusura? Sì, va bene questa qui. Ok, ci lanciano il riso! Ah, però potremmo fare il bacio, intanto che ci lanciano il riso, sì, vai. Ci stanno lanciando il riso. E per gli sposi, ibi, hurra! Adoro, che bello! Dovete girarvi di qua, però. Wow, adoro queste cose. Oh, amore, scusa. Sei bellissima, sei. Adoro. Ragazzi, io, cioè, devo fare un miliardo di foto, per non parlare poi delle foto che farò dopo. Allora, facciamo così, mandiamo giusto se ci riusciamo lungo la navata. Allora, lanciate ancora il riso, grazie. E mandiamo lungo la navata due sim, Jasper e Lily, giusto per farli uscire, sperando che arrivino da questa parte. Ovviamente no. Vabbè, fa lo stesso, comunque quella cosa che volevo fare sono riuscita a farla. La torta, ragazzi, non ho capito dove è finita. Non lo so, è sparita la torta. Cioè, è sparita la torta. È sparita la torta, io non ci voglio credere. Forse me la devono mettere qua su? Non saprei, sinceramente. Va bene, bravissimi, siete stati molto bravi. Bacio nuziale, quelle promesse. Ok, allora raduniamo attività. E è ora di mangiare. Perfetto, però la torta. Ho ancora questo dubbio sulla torta.
Ah, eccola la torta. No! No! Se la stanno mangiando! Accidenti! Scusa, vai in bagno, hai ragione. No, ma la torta dove me l'avete posata? Non ci credo. Volevo la torta io. Mi sa che quella torta lì è stato un po' un fallimento. Però vabbè, fa lo stesso. Quello che. Guardate che bella tavolata! Ok, chi decide di rimanere in piedi, chi decide di sedersi? Vabbè, la torta, ragazzi, non so dove è finita, forse non devo piazzare questo. Quindi, la torta non so dov'è, è sparita, però vabbè, pazienza. Lili, ma tu non hai fame, allora fai che ora migliora. No, no, prendi un succo di frutta. Purtroppo non abbiamo avuto. Non c'è stata quella cosa lì del taglio della torta, accidenti, non so dove sia finita. Dopo, quando abbiamo mangiato tutti, stiamo tutti più o meno bene, sì, tu vieni a prendere qualcosa da mangiare, come, cos'è sta roba? Anatra arrosto, vieni a prendere l'anatra, dai, va benissimo, c'è anche il pollo arrosto, un tipico menù cerimoniale, però va bene. A turno qui stanno anche andando in bagno e quindi niente. Oh, hai bisogno, mamma mia. Vabbè, dai, chiacchieriamo un pochettino. Che bello però che sono vestiti tutti in modo diverso, se non erro. Sì, che belli. Ok, sì, dovete andare in bagno, andate, andate pure. E qui, casomai, anzi, facciamo una cosa, facciamo il lancio del bouquet e poi facciamo il primo ballo, quindi tieni in mano il bouquet nuziale, inizia il lancio del bouquet. Forse si possono radunare per fare il lancio. No, niente. Quindi proviamo così. Vediamo. A chi lo lanciamo? Sperando poi di. Non so se poi viene mantenuto o va destinato alla sim dedicata. Comunque, dove lo lanciamo questo bouquet? Vediamo se funziona anche perché tu stai chiacchierando. Ma non devi chiacchierare, fi Vanessa. Non ti sei fatta una doccia prima di partire? Allora, mi sa che è un po' buggato. Vediamo un po'. Niente, mi sa che è un po' buggato. Facciamo che andiamo tutti qui. Attività cerimoniali, raduna per i discorsi. Ok. No, vorrei che andasse tutti lì, però. Aspetta il lancio. Ok, lo sta lanciando. Oddio. Cosa stai facendo? Dove stai andando a lanciarlo? Ok. Stiamo facendo un discorso, siamo tutti qui riuniti per il discorso. Magari lo fa Jasper, tutti devono andare in bagno. Proponi un brindisi, dai, va benissimo. Poi facciamo il primo ballo, lento magari. Ok, lei sta benissimo. Devono tutti andare in bagno, ragazzi, ma va bene. Vai con questo discorso. Oh, che bello! Sì, ci manca da fare solamente il primo ballo, il taglio della torta purtroppo è andato a farsi benedire, quindi niente, che bello con tutti il bicchiere in mano che fanno il brindisi, adoro queste cose, adoro. Dai, visto che è quasi sera, raduniamoci qui, attività cerimoniali, o se no potete andare tutti qua, attività cerimoniali. Fai che gli ospiti ballino. Mettiamo la musica. C'è la barista che se n'è andata. Allora, mettiamo musica. Cambia stazione. Ovviamente quella romantica. Eccola qui. Non si capisce niente, quindi regoliamo il volume massimo. Perfetto, e a questo punto balla un lento. Fai il primo ballo con Lily, forza. Dove andate a farlo? Un po' in disparte perché hanno occupato la pista, vero? Oh, ma che belli però che si sono messi un po' in disparte. Adoro.
Wow, con la piroetta. Madonna, li adoro ragazzi, io adoro queste cose. Amori, che belli. Vabbè, qua c'è ancora da scambiare le promesse. Guarda amorevolmente. Bacia mentre balli, flirta mentre balli e anche un bel bacio, dai, bacia mentre balli. E intanto i nostri ospiti lì che se la fanno e se la contano. E poi anche ammira la coppia fresca di nozze. Ma che belli questi moodlet, appena sposati. E l'occhio elegante, lei forse ne ha di più? No? Appena sposati, come ai vecchi tempi, vedi, alla famiglia vicino lei è contenta. Sensazioni buone sulle labbra di tutti. Oh, ah, bisogna dire, sì, che ovviamente ha fatto ha espresso quel desiderio, quindi racconta una storia nuziale, congratulati per il matrimonio, però volevo fare anche quella cosa così almeno se si toglie. E non mi ricordo però dov'è. Discuti delle paure. Ma che bello, ragazzi, lui è stanco, però siamo veramente a buon punto, ormai è finita. Ora siete coniugi, congratulazioni, è davvero il giorno più bello della vostra vita. Ok, ci ha rincuorato un po', però vorrei fare il primo ballo. Ecco, il ballo a un lento insieme. No, sapete cosa facciamo? Allora, balliamo un lento assieme, insieme a nostra madre, Rami, e lei invece lo vuole fare con suo fratello, quindi balla un lento insieme a Leo. Forza, così almeno occupiamo la pista noi con un ballo più lento e stiamo insieme ai nostri parenti, ma credo che se ne stiano andando. Oh no, Leo. No, se ne stanno andando tutti? Ok, Rami è rimasta, però mi sa che Leo se n'è andato. Eh sì. Niente, allora fai un salto in bagno. Sì, se ne stanno andando tutti e ragazzi, a questo punto direi di fare un lento qui da soli. Vai qui e aspettala. Ma il bouquet poi l'abbiamo mantenuto o l'abbiamo lanciato? Cosa abbiamo fatto? No, eccola qui la torta. Mannaggia loro. Magari riesco a farlo lo stesso. Adesso ci provo. Adesso ci provo. Anche se non c'è nessuno, però volevo farlo. Ok, vieni qua. Intanto è andato via anche l'evento, non so come mai, comunque va bene. Vieni qui che voglio fare un lento. Balla un lento insieme a Lili, visto che ormai insomma siamo arrivati alla fine della serata. È andato bene comunque, devo dire che è andato molto bene questo matrimonio. Sono molto contenta. È rimasto Luca, ragazzi, qui, ma devo andare a casa ovviamente. Wow, che belli, mamma mia. Ok, è comunque, sono le stesse movenze comunque del primo ballo, diciamo. Adoro sta canzone. Wow, col casquet. No, devo togliere il move object. Scusate, il plumbob, il plumbob. Effects off. Perché, raga, devo fare queste foto magnifiche, cioè. Ah, ogni volta che c'è un matrimonio. Ma che bello che almeno sono coordinati anche nei colori, che bello. Anche lui ha il fazzoletto nel taschino rosa che riprende poi i colori rosa sul vestito, sull'abito di Lily. Cioè, è magnifica questa cosa, adoro, adoro. Adoro troppo. Che belli. Amori, vabbè, faccio l'ultima foto e poi andiamo a fare il taglio della torta. Perfetto. Allora, vediamo un po' come si può fare questo taglio della torta, perché io lo volevo fare qui, però vabbè, niente. Allora, magari poi venite qui, vai qui e
E vai qui, questo è andato male, ma ce lo riprendiamo. Vediamo se si può fare questo taglio della torta, perché cioè, mi sembra un po' una cosa assurda. Cioè, è già sparita la torta. Ah, no, eccola qui. Ok. E in teoria bisogna metterci sopra questo. No, no, no. Aspetta, riproviamo. Oddio, non posso metterci la decorazione? No, ma una volta c'era scritto Lily e Jasper. Niente, non possiamo fare il taglio della torta perché l'hanno già fatto loro in separata sede. Quindi niente, diamo da mangiare così a nostro marito. Vabbè, facciamo almeno questo. Lo facciamo così, niente, per conto nostro che va bene uguale. L'ha fatta mia madre, quindi deve essere molto buona, vero? Sì, è buonissima questa torta. Va bene, ce la riportiamo a casa, insomma. Allora, devo dire che sì, la socialità deve aumentare. E allora niente, facciamo le ultime. Oh, volete ammirare le stelle? Congratulati per il matrimonio. Insomma, facciamo le ultime interazioni della serata. Perché poi, insomma, è arrivato il momento. Entusiasmati per il pasto. E insomma, praticamente è finito così il matrimonio. E a quanto pare chiedi di essere un officiante, ma adesso ci sono ancora questi bug. Adoro, adoro. Comunque, dai, facciamo le ultime interazioni romantiche. Vediamo se c'è qualcosa. Guarda amorevolmente, fai il baciamano, sì. E comunque, ragazzi, direi che questa serata, questa giornata è andata piuttosto bene. È stato un magnifico matrimonio. Spero che sia piaciuto anche a voi. La prossima volta vi farò vedere le foto del matrimonio che farò io in separata sede. E niente, quindi detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un like e giù nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Okay.